Secondo qualche giornalista italiano, la situazione di Cipro è emersa come un fulmine a ciel sereno. Personalmente è da qualche mese che vado dicendo invece che lo Stato cipriota era tecnicamente fallito e credo che i professionisti dell'informazione italiana avrebbero potuto tranquillamente e agilmente verificare sulla stampa internazionale. Invece, chissà perché, tutto è stato tenuto rigorosissimamente in silenzio per tutto il periodo elettorale e in Italia ci si è ben guardati dal parlare di Cipro. Mentre invece si è parlato abbondantemente di Grecia, dicendo tutto e il contrario di tutto, grazie anche a qualche artista della disinformazione che ha negato la verità nella finzione per portare acqua a diversi mulini. Su Cipro invece, dicevo, non si è detto assolutamente nulla. Vuoi mai che potesse, come dire, essere il presupposto per poter parlare di contenuti, di proposte concrete, di crisi e della truffa micidiale della moneta debito e della creazione del denaro dal nulla? Eh no, in Italia invece, in Italia si è parlato di Tizio contro Caio, di Caio contro Sempronio, di Sempronio contro Tizio e contro Caio. Ma di cose vere, dei problemi reali e di soluzioni praticabili, non se ne è vista l'ombra in TV o nei giornali durante il periodo elettorale. Torniamo a Cipro, la cui situazione può essere definita veramente in molti modi, ma non un fulmine a ciel sereno. A fine novembre dell'anno scorso, infatti, il Fondo Monetario Internazionale, la Commissione Europea e la Banca Centrale Europea hanno dato il via libera al testo del cosiddetto Memorandum d'intesa, che avrebbe dovuto essere approvato e quindi poi anche applicato da Cipro. L'allora governo cipriota, perché nel frattempo ci sono state le elezioni anche là, a inizio dicembre si è reso conto che era costretto a chiedere aiuto all'Unione Europea. Ma come si legge nello Spiegel Online del 10 dicembre, il paese si rendeva conto che il prezzo da pagare sarebbe stato elevatissimo. La cessione della propria sovranità, è un virgolettato, l'ho tratto dallo Spiegel, con la cosiddetta Troika che avrebbe preso il controllo dell'isola del Mediterraneo. Nel pacchetto di salvataggio di Cipro, risultato di 5 mesi di negoziato fra le parti, sono state inserite tutte le misure che l'isola avrebbe dovuto adottare nei prossimi anni. Ma appena 10 giorni dopo questo semaforo verde, il Fondo Monetario Internazionale chiedeva a Cipro un default parziale, a fronte di una situazione che, come veniva descritta da un funzionario dell'Unione Europea, era ancora più grave della Grecia. Così, mentre il governo cipriota sottraeva 250 milioni di euro dai fondi pensione delle imprese statali per poter uscire a pagare gli stipendi per i dipendenti pubblici, l'Europa e il Fondo Monetario Internazionale stavano valutando come occupare finanziariamente Cipro. In cambio di cosa? In cambio di una tranche di aiuti, originariamente prevista fino a febbraio, poi slittata fino ai giorni nostri, di circa 17 miliardi di euro, 10 dei miliardi dei quali, quindi ben oltre la metà, destinati alla ricapitalizzazione delle banche. Arriviamo quindi ai giorni nostri, alla dichiarazione pubblicata sul sito ufficiale del Fondo Monetario Internazionale, da cui trapela la soddisfazione di Christine Lagarde, in seguito alla dichiarazione dell'ufficiale dell'ultimo Eurovertice a proposito di Cipro, rispetto al quale, alla quale, quindi rispetto alla dichiarazione, si legge: sarà data indicazione esecutiva al Fondo Monetario Internazionale di contribuire al finanziamento del pacchetto di salvataggio. Allora, andiamo sul sito ufficiale dell'Eurozona e vediamo quali sono state le dichiarazioni dell'Eurogruppo, ovvero dei ministri delle finanze e dell'economia dei paesi membri dell'Euro, dell'Unione Europea Monetaria. Virgolettato, tratto dal documento ufficiale. Il programma di salvataggio sarà basato su misure ambiziose per garantire la stabilità del settore finanziario. E poi si legge che saranno intraprese azioni per portare avanti il necessario aggiustamento fiscale e le riforme strutturali per rilanciare la competitività e una crescita sostenibile ed equilibrata. Si legge poi che per
L'Eurogruppo si congratula con le autorità cipriote sulle misure fiscali già adottate e concordate con la Commissione, di concerto con la Banca Centrale Europea e il Fondo Monetario Internazionale. Ciò riguarda in particolare l'adozione di misure di risanamento pari al 4,5% del PIL. L'Eurogruppo, inoltre, accoglie con favore l'impegno delle autorità cipriote di intensificare gli sforzi nel settore delle privatizzazioni e si compiace, l'Eurogruppo, dell'impegno cipriota a praticare il prelievo forzoso dai conti correnti dei residenti e dei non residenti. Ulteriori misure riguardano, fra l'altro, l'aumento del prelievo fiscale sui redditi da capitali, e l'Eurogruppo si spinge oltre, mettendo nero su bianco la verità. Ulteriori misure riguardano anche una ristrutturazione e ricapitalizzazione delle banche. Ricapitalizzazione delle banche, ovvero lo Stato, cioè i cittadini, devono pagare indebitandosi per salvare istituti bancari che negli ultimi anni, come scrive Larry Elliott su The Guardian, hanno emesso prestiti per cifre 8 volte superiori al prodotto interno lordo della stessa Cipro. E questo avviene attraverso il meccanismo truffaldino della creazione del denaro dal nulla. Ma si sa, a volte le ciambelle non riescono col buco e a pochissimi giorni di distanza l'esercito internazionale, l'esercito di occupazione dell'Europa, del Fondo Monetario Internazionale, si ferma per l'esito che viene fuori dal Parlamento di Cipro. Non un solo voto a favore del pacchetto di salvataggio. A riprova che quando i parlamentari sono seri e amano il proprio paese, possono ribaltare quanto deciso anche dal proprio governo e dai colonizzatori europei. A ciò si aggiunge un punto di vista che a mio avviso è un pochino più ambiguo, pochino più di dubbia interpretazione rispetto a chi si è infiammato di entusiasmo vedendo la spedizione del ministro delle finanze di Cipro da Putin, che si pensava fosse una sorta di spedizione tesa a confermare una sorta di sovranità, l'amor patrio verso Cipro e il bisogno di distanziarsi, di affrancarsi dai diktat europei. Non credo sia così. Perché? Perché sempre nel famoso documento ufficiale dell'Eurovertice di cui vi ho parlato prima, si legge anche questo, e di nuovo un virgolettato. L'Eurogruppo auspica un accordo tra Cipro e la Federazione Russa per un contributo finanziario. Alla luce di questo tipo di dichiarazione, il volo a Mosca assume, come dire, un aspetto molto più spintaneo e meno cipriota. E ora quindi, cosa succederà ora? Staremo a vedere come si muovono le pedine in questo risico contemporaneo, dove di certo c'è la responsabilità di un sistema bancario globale che ha sottratto potere e sovranità agli stati, attraverso il ruolo complice, anzi comprimario, di istituzioni internazionali, quale il Fondo Monetario Internazionale e questa Europa dei banchieri. L'unica certezza che, aprendo gli occhi, ci troviamo di fronte è la truffa del debito, la creazione del denaro dal nulla e la disperazione di chi perde il lavoro, di chi perde l'impresa, la casa, la vita. È un sistema, questo, che occhi imparziali non esiterebbero a definire un olocausto dei popoli europei. La chicca di questa settimana. Ho sotto mano uno dei tanti documenti che sono arrivati in votazione al Parlamento europeo negli ultimi 10 giorni. Questo riguarda in particolar modo la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio europeo sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, PAC. Un documento estremamente interessante, lungo, che vi suggerisco di andarvi a scaricare o perlomeno di andarvi a leggere per capire quali saranno le decisioni degli apparati istituzionali europei rispetto al settore primario in tutti i paesi. Ma non è di contenuto che voglio parlare, quanto piuttosto di forma.
se andate sul sito del Parlamento Europeo e trovate questo documento, che fra l'altro, giusto per darvi la possibilità di rintracciare, è datato 4 febbraio del 2013, proposta di decisione sull'avvio di negoziati interistituzionali al relativo mandato, trovate da chi è stato presentato, ovvero dalla Commissione per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale. E fin qui nulla di più naturale. Faccio un asterisco. E se andate a leggere l'asterisco trovate che il documento, la squadra negoziale, è stata composta da presidente, relatore e relatori ombra. In qualunque lingua ufficiale dell'Unione Europea si parla di relatori ombra. Stiamo parlando di amministrazione e di gestione della cosa pubblica a livello europeo. Non può esserci nulla di nascosto nell'ombra se si tratta di qualche cosa di pubblico. E invece no. L'utilizzo di questo termine è sintomo dell'istituzione nella quale ci troviamo. Non un'istituzione pubblica, trasparente, alla portata di tutti, ma nell'ombra. Relatori ombra. È il colmo davvero. E pensate un po', viene quasi da chiedersi, certo con fare un pochino maligno e di nuovo utilizzando il detto di Andreotti che a pensar male si fa peccato, ma vuoi mica vedere che magari dietro alle politiche agricole della comunità europea ovviamente si nascondono pressioni, interessi di lobby? Lobby come quelle degli organismi geneticamente modificati, OGM? Lobby delle multinazionali agricole? Se no, che senso ha parlare di relatori ombra? Vedremo, chi vivrà vedrà cosa hanno deciso e soprattutto chi hanno favorito.